Diamo anche qui un contributo. Ai noi quei minuti in più sono stati spesi sempre in termini di consumo da Minenna, quindi siamo sui 10 minuti circa, anche perché ormai ci avviciniamo all'orizzonte, c'è un ciauscolo che vi aspetta. Per chi non ha mai assaggiato questa nota della redazione, vi assicuro, è un viaggio, un'esperienza da fare. Vale il costo del biglietto, diciamo, come si dice al cinema. Allora, buongiorno, mi volevo intanto complimentare con l'apertura e il collegamento con i pezzi cinematografici, mi viene in mente la frase di Spock, tutto ciò che è probabile, togliendo l'impossibile non può essere che la realtà, è una frase anche un po' più complicata, ma veramente il collegamento cinematografico è sempre molto efficace. Allora, io intanto voglio ringraziare gli organizzatori perché mi permettono da marchigiana di lavorare nelle Marche. Chi mi conosce sa che sono marchigiana, ma io lavoro fuori, in Italia. All'estero dire che vieni da Ancona è faticosissimo. Sono nelle Marche, ma che vuote? Allora io dico, you know the boot, lo stivale è qui, quindi mi fai vedere il muscolo per far capire in Italia dove stanno le Marche, quindi è sicuramente una regione anonima, ma è una bellissima regione. Allora, come università abbiamo il dovere di mettere in discussione degli assiomi, e quindi effettivamente il mio intervento si apre con questa domanda: cui prodest? Cioè, dimostriamo come università che dare trasparenza serve, e poi cui, il dativo non è banale, a chi serve? Perché ho messo volutamente degli specchi, perché lo specchio è trasparente, però sotto certe angolature può risultare riflettente, quindi potrebbe risultare uno strumento che non permette di comunicare, di ricevere ciò che è stato trasferito, come i relatori prima di me hanno già precisato. Allora io vorrei riportare i risultati di due esercizi empirici che ho svolto insieme a tanti amici che sono qui, tanti miei coautori, persone che ho sentito, dovuto coinvolgere, un po' sollecitato per fare le nostre ricerche, e quindi sono risultati empirici che danno risposta a queste domande. Intanto, aumentare l'informazione, migliore i comportamenti, quindi vediamo con i dati cosa succede, e in più, ma tutta l'informazione serve a migliorare i comportamenti? Effettivamente vedrete che sono risultati di due ricerche empiriche che esaminano esattamente i due casi di riforme normative che ha presentato il dottor Gaetano in apertura, perché esamineremo lato credito, credito al consumo e lato investimenti. E poi cercheremo di concludere andando a proporre quali sono le forme di tutela dell'informazione corretta. Allora, veniamo alla prima ricerca, alla prima domanda. Verificare la domanda, aumentare l'informazione, migliore i comportamenti. Allora, abbiamo esaminato un caso straordinario che è stata l'entrata in vigore del decreto 141/2010, che è il recepimento della normativa italiana della direttiva europea sul credito al consumo. Noi siamo data hunter come ricercatori, abbiamo bisogno di dati, di comportamenti, osservazioni di comportamenti per verificare realmente le cose come funzionano, ma abbiamo avuto la possibilità di far collaborare con CRIF, che è una centrale rischi, che poi ha preso dopo essere un po' ritenuta un demone perché archivia le informazioni sui clienti, se sei iscritto nella centrale rischi o disonore, è vero, però dall'altro per noi è importante perché lì vengono coagulate da parte degli intermediari tutte informazioni che sono indispensabili per la ricerca. Abbiamo fatto un lavoro insieme, tra l'altro qui alla professoressa Marinelli, che sarà una delle relatrici di questo pomeriggio, e il professor Filotto, abbiamo potuto osservare i comportamenti di 120.000 italiani esaminati nel passaggio della legge che ha introdotto un po' di innovazioni che lo stesso dottor Gaetano ci ha introdotto in termini di applicazione di migliore trasparenza, moduli secci, più informazione precontrattuale, informazione condivisa, merito creditizio, insomma il set informativo che viene usato nella preparazione, accensione di un'operazione di credito al consumo dopo la legge 141 del 2010 è sicuramente superiore, quindi siamo in un contesto più trasparente, ma ha cambiato realmente i comportamenti. Allora abbiamo fatto una ricerca usando una metodologia statistica che diciamo permette di studiare modelli con break strutturali, in sostanza come se si facesse un'analisi della somministrazione di un farmaco, e quindi si esamina un campione di osservazioni prima e dopo la somministrazione del farmaco, in questo caso è la nostra legge, e si confrontano due soggetti, due gruppi di soggetti, da un lato i soggetti che noi riteniamo trattati dal farmaco e dall'altro un campione di controllo, cioè soggetti che il trattamento non lo hanno avuto. Confrontando
prima e dopo notiamo se i soggetti trattati hanno avuto un cambiamento differente dal cambiamento che hanno avuto i non trattati, perché effettivamente passare da un prima a un dopo fa sì che tutti cambino, quindi un prima e un dopo non permette di dire c'è differenza e basta. Noi dobbiamo dimostrare se siamo diversamente diversi nel momento in cui abbiamo la possibilità di avere un trattamento che è stato la migliore trasparenza che è stata veicolata attraverso l'innovazione introdotta dal decreto del 2010. Abbiamo avuto la possibilità di esaminare, come vi dicevo, dei dati meravigliosi, perché erano microdati di 60.000 soggetti esaminati, con un primo campionamento effettuato nel 2009, un campionamento statisticamente comparabile nel 2011. Abbiamo avuto la possibilità di esaminare sia i soggetti censiti, cioè che erano già in centrale rischi, sia soggetti che erano nuovi tra i clienti. Abbiamo avuto la possibilità di osservare un sacco di indicatori di deterioramento della qualità del credito, il che vuol dire manifestazioni di ritardi nei pagamenti. Abbiamo dovuto applicare degli strumenti statistici di razionalizzazione delle informazioni, abbiamo fatto un'analisi di componenti principali e abbiamo creato tre indici. Indici di patologia del credito, ovvero che queste persone nel momento in cui hanno dovuto servire il credito al consumo hanno avuto difficoltà di ripagamento del credito al consumo. Un primo fattore di difficoltà di rimborso, un secondo fattore di manifestazione di crisi di rimborso modesta e un terzo fattore di crisi di liquidità severa, cioè queste persone non sono più riuscite a pagare il credito. E i nostri risultati cosa raccontano? È importante che guardiate il rosso, ce l'hanno detto prima, il rosso coglie la nostra attenzione, in fondo è ciò che serve, non perdetevi nei numeri. Le stellette a noi piacciono perché vuol dire che il risultato è significativo, ce ne sono tre, sul parametro DID, che è il parametro della differenza significativamente diversa. E vedete che per tutti i tre casi di difficoltà di rimborso, crisi di rimborso e crisi di rimborso severa, abbiamo evidenze statisticamente provate che i soggetti che sono stati trattati dalla legge, cioè che sono riusciti a fare un contratto sotto l'egida del controllo, le maggiori informazioni che sono state disseminate dalla legge, hanno rivelato un migliore comportamento in termini di non avere avuto minori problemi di rimborsare, entrare meno in condizioni di crisi, sia lieve che severa, cioè si sono trovati meglio a servire il debito rispetto ai soggetti che noi abbiamo dimostrato non hanno potuto beneficiare della legge per una serie di ragioni di istruzione di cose di ricerca. Quindi cosa possiamo concludere con questo primo risultato rispetto alla prima domanda? Ma dare più informazioni, trasparenza, standardizzazione dei contratti serve? Rispondiamo con l'esame importante nel mercato del credito italiano che serve sì, perché abbiamo evidenza che i soggetti hanno avuto minori difficoltà di rimborso del credito, possiamo assumere che abbiano assunto dei comportamenti più responsabili e quindi mi permetto anche di rispondere alla seconda domanda. Prodes, quindi sì, serve fare una legge che migliori la trasparenza. Cui? Per chi? Sicuramente è servito per quelle famiglie che avendo potuto beneficiare di una maggiore consapevolezza nella scelta di indebitamento, perché più informati, perché hanno avuto più informazioni, perché il mercato è più trasparente, hanno anche messo meno in difficoltà gli intermediari, perché effettivamente noi come università siamo neutrali, siamo arbitri rispetto agli attori, clienti e gli intermediari, domanda e offerta. Stiamo bene anche se le banche stanno bene alla fine, se le banche riescono ad assumere comportamenti o permettere che i loro clienti assumano dei comportamenti più consapevoli, sono le prime a beneficiare perché non si trovano di fronte ad avere dei clienti che non pagano, hanno minori crisi di liquidità e tensioni di funzionamento. Quindi è un miglioramento che va a favore del sistema, stiamo meglio tutti con un mercato più trasparente. E secondo, sette domande, spostiamo l'attenzione, ci spostiamo via dal mercato del credito e andiamo nel mercato degli investimenti. E qui di nuovo ringrazio degli amici e dei coautori, tra cui la dottoressa Soccorso, che ovviamente lavora e ha lavorato con me nelle mie lucubrazioni insieme alla dottoressa Milinciano e abbiamo insieme fatto un lavoro, una serie di lavori veramente stimolanti. E abbiamo messo a test i prospetti informativi, di nuovo parlavamo della standardizzazione dei contratti, abbiamo fatto il test al lato credito, adesso abbiamo provato a verificare la comprensione dei prospetti informativi per come ci ha detto il dottor Gaetano, UCIT, non li dico neanche io tutti quegli acronimi, cioè tutti i modi di rappresentare l'informazione finanziaria. E abbiamo fatto un lavoro che adesso è uscito sulle European Journal of Finance, che ovviamente dobbiamo pubblicare con una certa, diciamo, riconoscimento anche internazionale, ma più di tutti quello che ci è piaciuto e ci ha divertito, e quindi
ringrazio il dottor Sabatini perché sa bene cosa voglio dire quando faccio vedere l'Italia, perché invece non come coautore ma come cavia è stato chiamato in Consob per collaborare per renderci possibile lo svolgimento dei nostri consumer testing, che sono stati svolti su una popolazione campionata statisticamente in modo strarigoroso. Alla fine abbiamo fatto 254 interviste, ogni intervista durava più di un'ora di osservazione, somministrata dagli stessi ricercatori che facevano sempre le stesse domande, sollecitavano le stesse modalità di rappresentazione dell'informazione, e abbiamo messo a test le modalità di rappresentazione. Il professor Gregori vi ha raccontato una parte di storia, cioè come noi reagiamo vedendo come si illumina il nostro cervello, bellissimo, anche noi lo sappiamo, che l'informazione per come è veicolata, c'è una letteratura vastissima che ci documenta come effettivamente il fatto che io usi un'informazione grafica piuttosto che verbale, piuttosto che prospettica o storica, mi fa ragionare, percepire in modo differente. E effettivamente, seguendo una struttura della ricerca molto laboriosa, perché in molti casi le persone non sapevano che avevano sollecitato nei confronti dello stesso prodotto finanziario, quindi era stato fatto anche un po' un gioco di simulazione per sollecitare la risposta solo al dressing del prodotto finanziario, ebbene abbiamo avuto evidenza, come è noto, che il modo con cui è veicolata l'informazione cambia la percezione. Cambia la percezione del livello di rischio, cioè il modo con cui è rappresentato il rischio cambia l'intensità del rischio percepito, cambia la nostra reazione e voglia di investire. E questo fa sì che effettivamente ci rendiamo conto come sia importante l'innovazione che ha introdotto MiFID 2, perché MiFID 2 ha spostato l'attenzione, questo me l'hanno detto dei miei amici giuristi, quindi io rimando a loro la responsabilità se non siete d'accordo, però ha spostato l'attenzione non tanto sulla trasparenza in senso formale, ma ha spostato l'attenzione sull'efficacia dell'informazione, perché la comprensione ha un ruolo importante, perché solo attraverso la comprensione si può essere sicuri di essere stati trasparenti. Allora, come ci si tutela? Allora, c'è sicuramente una tutela ex post, e l'ho sentito prima, ovviamente si interviene venendo in aiuto nei confronti di chi ha preso una decisione sbagliata. Mi capita di partecipare a questa esperienza, che è un'esperienza meravigliosa che stiamo vivendo in Italia, che è quello dell'aver permesso la soluzione extragiudiziale di controversie, clienti e intermediari, attraverso dei meccanismi veramente easy, veramente economici, parlo del sistema di ricorso organizzato sotto la tutela della dottoressa Bianco, che di nuovo ringrazio ed è presente tra i relatori, perché effettivamente è uno strumento estremamente intelligente, democratico, di supporto ai nostri cittadini quando si trovano di avere sbagliato. Io lo confesso a tutti, sono lato intermediario, quindi sono nominata dal lato del nemico, quindi lo dico, sono stata nominata dal lato del nemico, ma anche al nemico, quando ho fatto il colloquio, ho dichiarato che se partecipavo era solo perché io avrei cercato nuove cavie, perché essendo un ricercatore nel mio sangue avevo bisogno di osservare i comportamenti che erano talmente patologici da arrivare a una situazione di contenzioso. Quindi io sto vivendo questa esperienza che mi diverte moltissimo, però sempre nell'attenzione di capire cosa succede in Italia. Effettivamente è un'esperienza vincente. Io dico che il più grande risultato e successo sono le CMC. Le CMC sono la cessazione della materia del contente, non chi vince o perde. Se io do ragione o vinco o perdo rispetto al contenzioso, ma il fatto che c'è un adeguamento degli intermediari a ciò che giusto sia fatto. Quindi molto spesso mi capita con grande soddisfazione di vedere che già l'intermediario, se si è accorto di aver sbagliato, paga tutto prima ancora che si completi l'iter del ricorso, quindi lo dichiariamo che c'è cessione della materia del contendere. Quindi il fatto che come meccanismo di tutela ex post noi riusciamo a cambiare i comportamenti rendendoli più normati anche da parte degli intermediari, che prevengono l'eventuale ex post dell'errore pagando immediatamente, sicuramente un modo di migliorare il welfare dei nostri cittadini. Ma concludo dicendo che è come un medico, lo si diceva prima, effettivamente ci devono essere delle soluzioni di cura, quindi è importante che ci sia il medico. Quando si sta male ci deve essere chi ti cura bene, in modo economico, e tutti possono essere abilitati, hanno accesso al medico, perché è un diritto, però è importante prevenire. Allora, l'educazione, e qui veramente concludo, è fondamentale, perché l'offerta di strumenti decisionali, informativi, per riuscire a capire meglio e a prevenire l'eventuale contenzioso o problemi che poi sono dannosi per la famiglia, l'equilibrio
del singolo e del sistema. Ma ora appunto che è assolutamente importante elevare l'alfabetizzazione, educare i cittadini italiani, è stata una cosa che mi ha motivato, un obiettivo che mi ha motivato negli ultimi anni in modo anche diretto, in prima linea, ma ultimamente, e di nuovo i miei amici di Cosmo lo sanno, perché ho concluso il mio paper con una frase che vi ha lasciato un po' sorpresi, anche me l'hanno proprio chiesto, ma sei sicura che volevi dire questo? Sì, voglio dire questo. Secondo me l'educazione va anche se non prioritariamente svolta nei confronti dei professional, dei bancari, di chi lavora in banca. Perché lo dico con grande neutralità, molto spesso le persone che hanno a che fare con un cliente e devono informare il cliente delle decisioni che sta prendendo, non hanno tutti gli strumenti, sia tecnico-specialistici, ma anche relazionali, che permettono che entrambi possano avere un contratto a un livello alto, che siano entrambi consapevoli di chi ha venduto e di chi ha comprato. Allora, sicuramente, siccome siamo animali strani, no? Quindi sbagliamo per come funziona il nostro cervello, per come noi reagiamo a tanti contesti, molte proviamo, la nostra irrazionalità, il nostro modo di essere. Allora, lo sono i clienti come lo sono i bancari. Allora, bisogna che entrambi siano consapevoli delle nostre, delle loro rispettive, delle nostre umanità, e che quindi siano sicuramente dotti di aspetti tecnici, ma siano anche formati del fatto che occorre conoscere quali criticità si creano nel momento in cui si prendono decisioni a rischio. Quindi dobbiamo elevare l'educazione di tutti, anche dell'offerta, non solo della domanda. Grazie a tutti. Grazie alla professoressa Caterina Lucarelli. Vi ho lasciato, confesso, un pizzichino di tempo in più, ma perché siamo partigiani marchigiani, insomma, da bravi marchigiani ho tifo per lei, questo lo volevo confessare. Tra l'altro mi è molto utile, lo userò all'estero, il discorso del polpaccio è vincente, non l'avevo mai esperita questa cosa qua. È il momento dell'ultimo intervento, e lo ringraziamo anche per la pazienza, alla vicepresidente di Federconsumatori, Sergio Veroli, non Veroli, chiedo venia, giusto? Uguale? Perché Maurizio La Cera, che è preciso in tutto, mi ha raccomandato di dir così, quindi Veroli, uguale, perfetto. A proposito, nel frattempo che si posiziona, anche lei ha una serie di incontri. Mi posiziono, parlo 5 minuti e poi andiamo tutti a mangiare il ciauscolo, va bene? Ciauscolo per forza, se no che siete venuti a fare, insomma, questo è proprio la nostra targa di riconoscibilità, poi rispiegheremo le note tecniche per il pomeriggio e per la giornata di domani, prego. Io devo illustrare soltanto... Grazie. Di che cosa parleremo oggi, ma prima volevo fare un riferimento a quello che è successo ieri sera, ma in un modo molto asettico, cioè l'incontro di Conte con alcune associazioni di consumatori. Sì. Naturalmente le associazioni dei consumatori sono felici quando gli si dice loro che tutti gli azionisti verranno risarciti. Si tratta di qualche decina di miliardi in più, oltre a quelli riguardanti la flat tax, la legge Fornero, eccetera, però parezzi che si trovi. Ci sono due questioni, una di metodo e una di merito. Io mi permetto di consigliare il futuro Presidente del Consiglio, ma con molta modestia. La prima è di metodo. Ci sono i corpi intermedi in questo Paese, ci sono le associazioni riconosciute che per essere riconosciute debbono rispettare delle regole, avere 30, 40, 50 mila iscritti, sportelli, eccetera. Queste associazioni sono qui oggi e hanno fatto attività di difesa dei risparmiatori. Io ho fatto una ventina d'assemblee a Treviso, Arezzo, eccetera, con 500-600 persone, eccetera. Ci si aspetta che quando c'è da definire un problema, una questione, vengano chiamate queste associazioni riconosciute, questi corpi intermedi importanti che vivono di volontariato, di competenza, di avvocati, eccetera, e con loro si discuta. Poi possono essere chiamati tutti, non è un problema, ma quelle riconosciute, quelle che per mission fanno queste questioni, impiegano tutta la loro forza, la loro capacità, eccetera, io credo che debbano essere chiamate. Quindi un primo invito che faccio, futuro Presidente, ci chiami a ragionare sui risparmiatori. La seconda questione riguarda il merito. Noi ci siamo limitati a dire, io l'ho detto nell'assemblea prendendo pure qualche fischio, noi tuteliamo i risparmiatori truffati, i risparmiatori non informati. Vi faccio un elenco di quali sono:
quelli per i quali sono state elusi le informazioni MiFID, va bene? Quelle che sono state, i cui prestiti sono stati subordinati all'acquisto di azioni, quelli che hanno falsificato i prospetti, va bene? Quelli che sono stati profilati in un modo falso, va bene? Falegnami che figuravano come esperti di finanza, eccetera. Quelli, e qui c'è una responsabilità non solo delle banche ma della Consob, ai quali non è stato detto, perché si diceva che non dovesse essere detto, quali erano gli scenari probabilistici, va bene, quelli che ci aspettava prima Marcello in un modo così chiaro, una cosa così difficile in un modo così chiaro, e cioè che la maggioranza dei prodotti che stavano acquistando probabilmente avrebbero perso. Ecco, c'è un elenco di risparmiatori truffati. Noi che cosa abbiamo fatto per gli obbligazionisti per i quali si è aperta una porta importante e che sono stati risarciti, gli obbligazionisti subordinati? Abbiamo concordato e approvato le regole dell'ANAC, le regole dell'arbitrato gestito dal cantone, dall'ANAC, che sono dei criteri stringenti con i quali individuare le persone truffate. Ecco, noi ci auguriamo che questo possa, che si faccia, si ampli questo fondo, va bene? Che era previsto dal governo in 100 milioni, ma è sufficiente. Questo fondo riguarda tutte le banche. Chi discute di queste cose deve essere rappresentativo di tutti i paesi, tutti gli italiani, non di mezzo paese o della parrocchia di una parte, eccetera. E quindi si apre un discorso serio con metodi, tempi e criteri chiari per risarcire i risparmiatori truffati, azionisti come si hanno fatto degli obbligazionisti. E questa è la prima cosa. Poi un'altra che ho concluso. Noi oggi parleremo e approfondiremo le tre questioni, i tre protagonisti di fondo del sistema delle finanze. Vabbè, ne parla in un libro, lo dicevo ieri, Salvatore Rossi, il direttore generale della Banca d'Italia, un libretto, Processo alla finanza. Gli attori protagonisti della finanza sono tre: banche, finanziarie, fondi comuni, quelli che gestiscono, vabbè, vigilanza e poi chi fa le regole. Noi oggi approfondiremo queste questioni, partendo da che cosa? Partendo dalla patologia, veniva detto in un modo che non si può scavalcare da tanti, ci sono stati i banchieri che hanno portato alla bancarotta le banche, è evidente che i primi responsabili sono loro, non c'è dubbio su questo. Naturalmente le banche non sono tutte uguali, noi non abbiamo detto ai risparmiatori togliete i fondi dalle banche, delle banche si ha bisogno di banchieri onesti. Bene. Però quelli disonesti devono essere colpiti, ci deve essere un deterrente per chi è disonesto, questo è il discorso di fondo, sia dal punto di vista penale che civile. Io non ci credo che tutti verranno risarciti, però credo che quelli truffati debbano essere risarciti. Per cui questo per ciò che riguarda i banchieri, i primi responsabili sono quelli loro, quelli che hanno contravvenuto alle regole, che hanno fatto i loro interessi e che hanno truffato i cittadini. Alla base di questo rapporto, e qui apro una parentesi sul discorso di educazione finanziaria, alla base del rapporto tra cittadini e banca c'è la fiducia. Io le ho incontrate queste persone, questa gente si fidava del funzionario, non si fidava di un amico. Il funzionario di banca di Vicenza era quello con cui il figlio andava a scuola, che lo conosceva da 20 anni, non c'è un problema di educazione finanziaria in quel tempo. Così ad Arezzo, così a Chieti, così a Macerata, così a Macerata. Mio suocero Falegname di Macerata era stato profilato come un esperto finanziario, uno che leggeva regolarmente le riviste di finanza. È andato un funzionario, l'altro volo lo grida, va bene, quando è andato su a parlare con lui. Questo è quello che è successo, un tradimento della fiducia. Gli amministratori delegati hanno dato ordini ai dirigenti di fare certe cose, i dirigenti e i funzionari hanno eseguito. Sono state chiamate persone, pensionati, gente che si fidava della banca e gli hanno venduto cose invendibili, questo è successo. Quindi c'è un problema di fiducia e di ristabilire un rapporto di fiducia fra banche e cittadini. Naturalmente l'educazione finanziaria è importante, ma non basta, come è stato detto più volte. Il secondo ramo di cui parla Rossi sul suo libretto è chi svolge la vigilanza. Ora, la diatriba è questo: i poteri ci sono ma non vengono utilizzati, o mancano i poteri e mancano le regole. Ora, io mi sono letto attentamente, lo faccio da un po' di tempo, quali sono i poteri di Banca d'Italia e Consob. I poteri di Banca d'Italia sono incredibilmente elevati, poteri di vigilanza che riguardano la vigilanza normativa, informativa e ispettiva,
possono fare di tutto. La Consob ha ancora più poteri della Banca d'Italia. La legge 262 del 2005 gli dà anche poteri di andare oltre i dati che gli vengono dati, di verificarli questi dati, di verificarli con la Guardia di Finanza, di registrare alcune informazioni, di sequestrare, di utilizzare la Guardia di Finanza. Quindi i poteri ci sono, e ci sono tanti poteri, va bene. Il problema è che è successo. Non è che non stabiliamo oggi quello che è successo, ma la domanda va fatta, e non in termini politici o in termini opportunistici, la domanda va fatta: perché non sono stati esercitati questi poteri? Sono fallite più di 11 banche, grandi, piccole, che sono fallite, e queste banche erano presenti nei territori fra i più ricchi d'Italia. Questo nelle Marche, in Veneto, in alcune zone della Toscana. Quindi, accanto a una causa oggettiva, che naturalmente della crisi finanziaria, dei subprime, eccetera, ci sono cause soggettive e carenza di vigilanza. La gente si aspetta che si possano essere dei criminali, però si aspetta pure che qualcuno li colpisca e prevenga il fatto che possano essere criminali. Questo è il problema di fondo. Quindi non so quali sono realmente le responsabilità della Banca d'Italia e Consob, ma so che esistono dei poteri incredibili che loro hanno a disposizione e credo che dovrebbero essere utilizzati nel miglior modo, visto che sono ficcanti e importanti. L'ultimo è il problema delle regole. Sono sufficienti queste regole? Io penso che ce ne sono già tante di regole, sono state violate le regole. Ora discuteremo oggi di come migliorarle, di come attraverso le direttive che sono state emanate possono arrivare in un modo più chiaro e più semplice ai cittadini, come possono responsabilizzare prima gli intermediari che debbono, ad esempio nella MiFID 2, profilare prima le persone a cui vanno certi prodotti. Per cui noi ci aspettiamo che queste regole possano migliorare complessivamente l'assetto dell'informativa, della correttezza e della trasparenza, ma riteniamo che gli attori protagonisti della vicenda rimangano i più importanti responsabili di ciò che avviene. Grazie. Grazie anche per la precisione e la puntualità. Siamo un pochino in anticipo e questa è una piacevole, credo, rarità, anche perché è una certa, e questo vale in tutta Italia. O siete dispiaciuti, vogliamo proseguire? Ciao, ormai, ma è giusto, anche questa è una forma di marketing legato al consumo. Ricordiamo rapidamente quelle che saranno le modalità di svolgimento del pomeriggio e della mattinata di domani. Adesso c'è il rompete le righe, andiamo tutti a pranzo alla Filarmonica. Finito il pranzo, il secondo workshop resta alla Filarmonica, il primo workshop torna qui al teatro. Ci saranno i lavori del workshop e poi forse lo sa già. Al termine dei lavori del workshop c'è un po' di tempo libero nel quale potrete finalmente godervi le già degnamente decantate marche, ivi compreso il mercatino delle eccellenze marchigiane che troverete in Piazza delle Libertà, grazie anche agli amici di Confartigianato, con il celeberrimo Ciauscolo. Poi alle 18 per i nostri ospiti che stanno nella zona di Civitanova c'è il pullman che vi aspetta, mi raccomando, attorno alle 18. Prego Pietro Dallarico, ragazzi, ladies and gentlemen. Volevo dire che insieme a questa sessione programmatica abbiamo organizzato da domani anche la giornata ecosolidale, del commercio ecosolidale, che sarà principalmente di mattina ma soprattutto di pomeriggio, quindi ci tenevo molto a dirvelo, perché noi siamo come regione una delle prime leggi in Italia sul commercio ecosolidale. Arriveranno anche dei produttori del Guatemala, dove una cooperativa che lavora per noi per la produzione di caffè, eccetera. Veramente domani, se abbiamo due minuti, verrà il direttore Moggiati della cooperativa Mondo Solidale. Due minuti, se ci abbiamo tempo, vi spiegherà
ne saremmo veramente lieti, perché riguarda anche la trasparenza finanziaria, che lì l'abbiamo voluto fare in abbinamento. Scusate se mi sono permesso. No, è giusto questa... ricordarlo tra le tante iniziative di questa due giorni, questa sera grazie cena e domani mattina invece ci a base di pesce, of course, cioè de corsa, ci ritroviamo domani mattina qua, godetevi le Marche, in particolare la cerata, come dice il sociologo Aldo Bonomi, là dove l'Italia è più Italia che altrove. Buon lavoro per il pomeriggio.